Io inizierei da un estratto di questo libro veramente straordinario che vi consiglio di leggere, che si chiama Necropoli, è un romanzo di Boris Power. Dunque, Boris Power, ecco, adesso forse meglio. Boris Power è uno scrittore in lingua slovena. Uno scrittore tedeschino, e Bauer era stato deportato in un campo di concentramento per motivi politici, insomma, era prigioniero politico. Il campo di concentramento che si trovava in Alsazia. E nel romanzo racconta quello che è successo, insomma, nel corso della sua deportazione. Però lo racconta dal punto di vista di lui stesso negli anni 60, che ritorna sui luoghi dove ritorna in Alsazia, nei campi, come un visitatore, come un turista, e tutta la memoria, insomma, degli eventi passati torna, riaffiora durante la visita. Allora, c'è un passaggio molto bello, molto drammatico, che può esserci utile per intravedere, per teorizzare la nozione di documento come viene fatto nelle scienze del documento, che non so se esistono in Italia, in Francia esiste la science du document, ci sono dei master dove ci si occupa esclusivamente di documenti. Allora, vi dicevo, Power, è un visitatore, quindi è un turista negli anni 60, torna in Alsazia e in Alsazia visita il campo di concentramento. Per il momento è all'inizio della sua visita, segue, insomma, gli altri turisti in maniera normale e poi improvvisamente vede qualcosa che gli fa tornare alla memoria un evento drammatico che si era prodotto nel campo di concentramento. Dunque, nel campo di concentramento lui era diventato amico di una persona che si chiama Ivo, e questo Ivo è morto per malattia, per il freddo. E allora Paolo racconta che le SS avevano riutilizzato, insomma, delle strane tenaglie per spostare i cadaveri. Visto che c'era una grande quantità di cadaveri che si accumulavano soprattutto d'inverno, questi cadaveri sono pesanti da spostare e quindi lui si dice incredibile quale mente maligna avesse potuto pensare a inventare o perlomeno a riutilizzare questo marchingegno per spostare dei cadaveri, quindi delle grosse tenaglie che loro utilizzavano per spostare i cadaveri dal collo e metterli su dei carretti per poi portarli nei forni crematori. Durante la visita nel campo di concentramento, vede le tenaglie che sono appoggiate sul muro, senza nessuna spiegazione. E si ricorda che il suo amico Ivo, una volta morto, il cadavere del suo amico era stato spostato con queste tenaglie, cioè le tenaglie erano state utilizzate per spostare il cadavere del suo amico e metterlo sul carretto e portarlo nei forni crematori. E questa immagine gli è rimasta in testa, evidentemente un'immagine molto forte, traumatica, e vedere quindi l'oggetto di fronte a lui gli riporta la memoria, fa riaffiorare il ricordo. E allora, vedendo la tenaglia, si fa questo. Io ho ricopiato questo estratto. Quindi ripensa a Ivo, che è il suo amico, e dice: ora che penso a lui vorrei saperne di più, ma Ivo non mi riappare, non riesco a vedere il suo volto. L'ho copiato male. Non riesco a vedere il suo volto. Il magazzino dei morti, cioè dove venivano gettati i cadaveri, e le tenaglie sono lì, come se non avessero alcun rapporto né con me né con Ivo. E io sono solo, solo nell'ombra calda, perché al di là della baracca, sul lato destro, picchia il sole di luglio.
E soltanto quando imbarazzato mi guardo indietro, mi accorgo che fra Ivo e me ci sono i miei sandali leggeri, i miei pantaloni estivi, la penna sfera con cui annoto in fretta il nome di un oggetto appena adocchiato. Così capisco che se volessi ridiventare degno della sua amicizia, dovrei privarmi di ogni comodità e infilare di nuovo gli zoccoli della nostra miseria. Allora forse smetterebbe di essere invisibile e non si risentirebbe del fatto che io frequenti la Marina di Trieste, e forse non pretenderebbe che la mia fedeltà a lui arrivi al punto di farmi rinunciare alla gioia che provo nel guardare la pelle abbronzata dei bagnanti, nell'ascoltare lo sciabordio del mare ai piedi della scogliera di Barcola. Allora, questa c'è cioè, un punto veramente molto interessante. Quando dice Ivo non mi riappare, non riesco a vedere il suo volto. Lui ha dimenticato il volto, no, del suo amico. Il suo volto è scomparso, l'immagine del volto dell'amico è scomparsa dalla sua memoria. Il magazzino dei morti e le tenaglie sono lì, come se non avessero alcun rapporto né con me né con Ivo. Quindi il supporto materiale, quello che ha scatenato il ricordo, sembra non avere alcun rapporto né con lui, Boris Paor, cioè la memoria vivente, il testimone di ciò che è successo, né con Ivo. Ivo è la persona morta che in qualche modo è come se Ivo rappresentasse l'evento. L'evento è rimasto nel passato, no? Il passato è completamente sconnesso dal presente, non c'è alcun legame con il presente. L'evento storico è rimasto isolato nel passato. E ora c'è il presente costituito da Boris Paor, che è qualcuno che ha vissuto questi eventi, ma tuttavia il tempo che è trascorso lo separa dagli eventi del passato. Ora lui va a fare, va in spiaggia a Barcola, che è un quartiere di Trieste dove si va a fare il bagno. E vive la vita quotidiana che Ivo nel passato, morto nel campo di concentramento, non può vivere. E la cosa molto interessante è che, vedete, quando forse avrete letto Primo Levi, no? E quindi il senso di colpa dei sopravvissuti che si chiedono perché sono ancora lì quando gli altri sono morti, perché loro e non gli altri, eccetera, no? Qui c'è qualcosa d'altro, veramente il fatto che lui abbia perso il legame con quelli che sono morti, che erano diventati suoi amici, ma che si sono totalmente separati da lui. E si sono separati da lui perché? Non solo per il fatto che sono morti, ma il fatto che sono rimasti nel passato, è come se fossero rimasti nella storia, e lui invece ha continuato a vivere. E continuando a vivere, si è separato dal passato. Delle cose, degli eventi sono trascorsi, si sono aggiunti e il suo modo di vivere non ha nulla a che vedere con quello in cui è rimasto in qualche modo bloccato Ivo, morto nel passato. Dunque, ci sono in qualche modo tre dimensioni qui che possono, se volete, essere rappresentate da quindi Ivo, il suo amico, che rappresenta l'evento storico è nel passato. Boris Paor è la memoria, è il presente, è ciò che riattiva quindi il ricordo del passato, e poi c'è il supporto materiale, e il supporto materiale qui viene rappresentato dalle tenaglie o dal magazzino dei morti. Quindi le tenaglie sono lì come se non avessero alcun rapporto né con me né con Ivo. Quindi il supporto materiale è lì, ma sembra che questo supporto non abbia alcun legame né con il presente, rappresentato da Boris Paor, che si ricorda il passato, né con il passato, con l'evento storico e quindi con Ivo. Questo legame deve essere ricostruito in qualche modo, deve essere ricostruito per poter attivare il ricordo del passato nel presente. Per poter attivare il ricordo del passato e del presente, bisogna che il supporto materiale quindi sia interpretato e che bisogna che questa interpretazione possa rinviare, possa costituire il supporto materiale come traccia di un passato, di un evento storico a cui esso deve rinviare. Ma nella sua materialità
questa materialità fredda, no? Che rappresenta non ha alcun rapporto, è totalmente slegato sia dal passato sia dal presente. E ora, perché è slegato sia dal passato che dal presente? È un po' legato a questo motivo di cui parlavamo qui quando abbiamo citato Christophe Pommier. Vedete, l'oggetto, le tenaglie cosa sono? Le tenaglie sono quindi l'oggetto patrimoniale, no? L'oggetto che è stato conservato. L'oggetto nella sua materialità viene conservato per poter essere esposto. E per poter essere esposto deve diventare una semiofora, dice Pommier, cioè un portatore di senso. E in quanto portatore di senso deve poter diventare traccia del passato. La semiofora quindi è traccia del passato. Ma perde dunque lo status di rifiuto, le tenaglie non vengono gettate, qualcuno a un certo punto decide che bisogna selezionarle e conservarle come oggetto che deve diventare portatore di senso e traccia del passato. Però vengono ritirate dal circuito delle attività utilitarie, perdono il valore d'uso, fondamento del loro valore, boh, mercantile o del loro valore funzionale in generale all'epoca. Dunque, in qualche modo, le tenaglie sono isolate dal presente, no? Per poterle conservare, quello che dicevamo, bisogna isolare l'oggetto dalla quotidianità del presente. Quindi bisogna ritirarlo, bisogna fargli perdere il suo valore d'uso. Le tenaglie non verranno più utilizzate, evidentemente, per quella funzione orrenda per cui erano utilizzate nel campo di concentramento. Vengono dunque conservate, ma ciò che si conserva è il loro status materiale, quindi la loro oggettualità materiale, e ciò che viene garantito è la loro esposizione, quindi ciò che resta è la loro valore di esposizione che viene mostrata nel campo di concentramento. Tuttavia, per poter dar senso e per poter fare in modo che queste tenaglie diventino una semiofora e quindi diventino portatrici di senso, bisogna poterle attivare, bisogna fare in modo che questo supporto materiale venga interpretato, venga attivato. Viene attivato da chi? Viene attivato da Boris Power in questo caso. Boris Power è testimone. Attraverso la tenaglia, attraverso il supporto materiale, arriva a iscrivere sul supporto materiale, attraverso il suo lavoro interpretativo, attraverso il suo lavoro cognitivo. Riesce a iscrivere in questo supporto l'evento passato e l'evento passato a Ivo che è morto e quindi che rappresenta in maniera come una sineddoche, no? La parte per il tutto, ovvero tutti i morti del campo di concentramento. Allora, questo perché vi racconto questo? Perché generalmente quando si parla di documento, in genere si usa una dicotomia per descriverlo, che è la dicotomia tra il supporto e l'iscrizione. Il documento normalmente è l'idea che ci sia un'informazione iscritta su un supporto materiale. Abbiamo un supporto materiale, la materialità del supporto è importante. Voglio veramente sottolineare questa cosa che abbiamo sottolineato durante tutto il corso, anche quando parliamo di patrimonio. La materialità è comunque importante. E malgrado ci siano spesso delle derive di senso in qualche modo legate a questa oggettualità, a questa materialità, la materialità è quello che permette la trasmissione e è quello che permette anche in questo caso l'iscrizione su qualcosa che può essere condiviso, no? È ciò che abbiamo detto all'inizio, l'esternalizzazione del ricordo. L'esternalizzazione si avvale di questa possibilità di iscrizione su un supporto materiale, dunque tecnico. Dunque, il documento generalmente utilizza questa dicotomia, l'iscrizione, l'informazione, abbiamo un'informazione che mettiamo in questo caso a essere l'evento storico che viene iscritto su un supporto materiale. E questa definizione è quella che ritrovate spesso, è quella che ci permette di capire cos'è, per esempio, non so, un atto notarile con cui si attesta la vendita di una casa, per esempio, la casa viene venduta, quindi si attesta che è stata venduta il giorno tale, al prezzo tale, da Tizio Caio a Sempronio. Bene, quindi si attesta qualcosa su un supporto materiale. Il supporto materiale è importante perché il supporto materiale deve essere conservato
deve essere autentificato da un notaio per essere sicuri che non siano state fatte delle manipolazioni. E il supporto materiale è utile. Perché è utile il supporto materiale? Sì, ma perché deve essere conservato? Lei dice per essere conservato. Per essere poi trasmesso. Sì, perché in futuro non ci possano essere distruzioni. Sì. Esatto, sì. Sì, no, ma aspetta, perché sì, certo, è più durevole delle persone, quindi c'è la storia, insomma, un supporto materiale può superare una generazione, quindi diciamo che può essere, quindi viene conservato per quello, però c'è un motivo e quindi anche quello che dice qualcuno per essere trasmesso, sì. È ciò che attiva il ricordo, quindi il ricordo in questo caso pensiamo all'atto notarile, eh? Il ricordo della vendita della casa, ma è giusto quello che dice la vostra collega, dice se ci sono delle questioni lo ritiriamo fuori per andare a vedere nel atto che è stato autentificato dal notaio nel 1982 quando è stata venduta la casa, per vedere esattamente a quanto era stata venduta, in quel caso che cosa si era venduto, mettiamo, era stata, c'era un garage. Quando l'hanno venduta o non c'era il garage? Se non c'era il garage, allora il garage magari è abusivo perché è stato costruito dopo e non è stata richiesta l'autorizzazione. Ok? Ma la cosa fondamentale è che non è solo una questione di perennità, nel senso che il documento viene scritto su una materialità perché supera il ricordo delle persone, ma come dicevamo all'inizio, è una questione di affidabilità. Di affidabilità della materia. Noi esterqua è il motivo, è lo stesso motivo per cui noi esternalizziamo la nota della spesa. Quando dobbiamo andare a fare la spesa abbiamo i nostri appunti su un foglio perché? Perché non abbiamo fiducia in noi, giusto? Abbiamo paura di dimenticarcelo e quindi lo materializziamo su un foglio che resti lì. E questo foglio attesta il momento in cui abbiamo deciso che dobbiamo prendere quattro zucchine e cinque peperoni. Ma non abbiamo fiducia in noi perché abbiamo paura di dimenticarcelo. Allo stesso modo, la società non ha fiducia nella trasmissione orale, per esempio. Ha bisogno di una materialità su cui venga iscritto il ricordo e venga attestato in quanto tale che non si possa modificare. Perché appunto, come dice lei, nel caso in cui ci siano dei contenziosi, bisogna poter avere qualcosa di assolutamente affidabile su cui basarci per poter risalire al ricordo. Quindi l'informazione scritta sul supporto materiale è scritta sul supporto materiale perché in qualche modo deleghiamo la nostra fiducia nel supporto esterno. E il supporto esterno deve essere autentificato poi dal notaio, eccetera, che dice che quel supporto esterno è autentico e non è falso. Adesso ci torneremo. Quindi ci sono queste due dimensioni del documento, l'iscrizione, quindi l'informazione, abbiamo parlato di IVO, no? L'evento storico del passato, e il supporto materiale su cui può essere iscritta. Il supporto materiale in questo caso erano le tenaglie. Ma c'è qualcos'altro che aggiunge Boris Power, e questo qualcos'altro appunto è il presente, e il presente che deve poter attualizzare l'informazione attraverso il supporto. Quindi il supporto è in qualche modo solamente l'elemento che permette di attualizzare la memoria. Quindi che permette al passato di farsi presente. Il passato si fa presente attraverso il supporto materiale, perché il supporto materiale appunto sopravvive al corso del tempo se conservato. Quindi in realtà ci sono tre dimensioni del documento e questa storia delle tre dimensioni si trova, ecco, in una grande quantità di in una grande quantità di studi
vengono un po' da diverse prospettive. Allora, diciamo che fondamentalmente ci sono le tre dimensioni sono le seguenti. Quindi c'è una dimensione materiale, evidentemente, quindi il supporto materiale. C'è una dimensione semiotica. Il supporto materiale deve essere interpretato, cioè deve rappresentare qualcosa. E però c'è anche una dimensione sociale che è legata alla trasmissibilità del documento. Ora, la dimensione materiale, per esempio, nel caso delle tenaglie, evidente nel caso del ricordo di Boris Power, sono le tenaglie. La dimensione semiotica è rappresentata dalla presenza di Boris Power, che interpreta il ricordo nel presente e che quindi attiva il passato, e attiva il passato e quindi l'evento storico di Ivo. È lui che permette a Ivo di riaffiorare nel presente. E la dimensione sociale è la presenza delle tenaglie nel campo di concentramento nel presente e quindi la possibilità che queste siano viste e la possibilità che qualcuno come Boris Power possa accedere al ricordo attraverso la loro presenza. Dunque, questa lessicalizzazione, diciamo, che è stata pensata sostanzialmente da Roger Tepedoc, è un collettivo di ricercatori in scienze del documento, appunto. Questa tripartizione si ritrova, quindi la materialità, la semioticità e la dimensione sociale. Si ritrova in altri studi che prendono un po' altri punti di vista. Ora, ovviamente, il fatto che si scelgano dei termini a delle volte diverse è qualcosa che probabilmente potrebbe essere approfondito e se andassimo a spulciare si capirebbe come il fatto di utilizzare dimensione interpretativa invece che semiotica o euristica invece che semiotica non è assolutamente privo di conseguenze, anzi, però insomma per noi ci limitiamo a vedere l'aria di famiglia che si ritrova nelle persone che studiando il documento trovano tre dimensioni del documento invece che quelle due dimensioni che sono solitamente raccontate. C'è un bel libro sul documento del vostro professore Maurizio Ferraris che appunto cita queste due dimensioni, okay? L'iscrizione materiale e l'informazione, perdendo fondamentalmente la dimensione sociale, che invece è quella della circolabilità. Quindi, Yves Jeanneret, che forse non avete mai sentito parlare, ma che è un grande semiotico francese, utilizza queste tre. Questi tre termini che lui chiama una dimensione logistica, una dimensione ancora una volta semiotica e una dimensione sociale. La dimensione logistica consiste dunque nel fatto nell'iscrizione, o quindi possiamo chiamarla registrazione. Il ricordo, l'evento storico viene registrato, viene iscritto sul supporto materiale. C'è poi la dimensione semiotica, quindi la questione dell'interpretazione. E poi c'è una dimensione sociale, che è quella che Yves Jeanneret chiama la trivialità, che adesso non stiamo a spiegare esattamente cosa intende Jeanneret per trivialità, ma fondamentalmente possiamo parlare di circolazione. Il documento deve poter circolare, deve poter essere accessibile per poter essere trasmesso. Ora, un documento può essere, per capirci, può essere presente materialmente, può essere leggibile perché è scritto in italiano, ma può non essere accessibile e dunque non, la sua dimensione sociale è mancante, sarebbe mancante. E François Rastier, che è un linguista, uno dei
linguisti che sono all'origine, forse l'avete studiato, che sono all'origine del quadrato semiotico. Pastier, insieme a Grimas, aveva teorizzato il quadrato semiotico. E Rastier fa questa distinzione fra tre tipi, diciamo, tre tipi di contenuto, che sarebbero l'opera, il testo e il documento, e qui ritroviamo un po' queste tre dimensioni, volendo. Il documento lui lo lega alla dimensione materiale, e quindi il documento, secondo lui, è legato alla filologia materiale. Il testo è legato all'interpretazione semiotica, quindi allo studio semiotico del testo, l'idea di testo semiotica. E l'opera invece è ciò che si studia in letteratura, per esempio, e che viene analizzato da un punto di vista euristico, quindi si fa l'interpretazione dell'opera. E allora vediamo che nell'opera, se volete, c'è la dimensione sociale, nel testo c'è la dimensione semiotica e nel documento c'è la dimensione materiale. In realtà le tre dimensioni poi le chiama in modo diverso, dice che il documento è solamente la parte materiale, ma sostanzialmente ritroviamo le tre dimensioni che sono pensate anche da Jean Rey, che sono anche pensate da Jean-Michel Salon e il collettivo PEDOC, e che sono, se volete, le tre dimensioni quindi che ritrovavamo nel passaggio di Power, quindi l'evento storico, la memoria nel presente e l'oggetto materiale. Oggetto materiale che da solo quindi non ha significato, no? L'oggetto materiale da solo non ha alcun rapporto né con me né con Ivo, diceva Boris Power. Allora, ci sono delle conseguenze dunque legate a queste tre dimensioni del documento. La dimensione materiale significa dunque che ciò che si prende in considerazione è l'iscrizione sul supporto, come dicevamo. L'iscrizione, prendere in considerazione l'iscrizione sul supporto significa occuparsi dunque della questione della conservazione. Quindi il supporto materializzato deve poter essere conservato. Per poter essere conservato bisogna che sopravviva materialmente all'opera del tempo. E questo significa occuparsi, insomma, di tutti quegli elementi che sono legati dunque ai formati, per esempio, del documento, al medium sul quale il documento è conservato, eccetera, eccetera. La dimensione semiotica, invece, che quindi è quella legata alla possibilità di interpretare il documento, è quella che è legata alla sua intelligibilità. Ovvero, per poter attivare una dimensione semiotica nel documento, il documento deve essere intelligibile, quindi deve poter essere interpretato. Allora, una prima evidenza della questione dell'intelligibilità è il fatto che il documento, se è scritto per esempio in cinese, non è interpretabile in Italia. Ed è il motivo per cui, se voi siete studenti cinesi e venite in Italia, dovete fornire una traduzione certificata, no? Se c'è uno studente cinese, non so se ne avete, o arabo, o anche tedesco, forse il tedesco viene ancora accettato, ma lo studente fornisce dei documenti che sono nella lingua straniera, mettiamo il libretto con i voti e il diploma della triennale per iscriversi magistrale, qualcosa di questo tipo, per poter essere accettato deve fornire una traduzione certificata perché bisogna che qualcuno renda il documento intelligibile e l'intelligibilità deve essere autentificata. E quindi la dimensione semiotica deve poter sussistere, e per sussistere la dimensione semiotica bisogna che poter interpretare quindi il contenuto. Ma per poter interpretare il contenuto bisogna anche avere quello che abbiamo visto ieri, cioè bisogna poter avere degli elementi di contestualizzazione che permettono al contenuto di poter essere compreso.
E questi elementi di contestualizzazione normalmente sono tutto ciò che, viene, che si ritrova intorno alla nozione di metadato, alle interfacce che permettono di trovare metadato e che costituiscono dunque degli elementi, degli interpretanti per capire il documento. E tra questi elementi ci sono per esempio anche solo per esempio la datazione, no? La datazione è fondamentale per poter interpretare il documento. E infine c'è la dimensione sociale. E la dimensione sociale è quella che spesso viene data per scontata perché in quegli studi che vedono il documento come una dicotomia tra iscrizione e informazione da iscrivere e supporto materiale, si dà per scontato che il supporto materiale nella sua materialità sia accessibile. Visto che è materiale, è accessibile. Visto che l'informazione o il ricordo è esternalizzato, questo significa che possiamo condividerlo. Ma in realtà c'è un movimento supplementare che è quello legato alla circolazione sociale del documento e dunque alla sua accessibilità. In realtà un documento può essere conservato materialmente, ma non essere accessibile. Avete in testa un'idea di un documento che è conservato materialmente, ma non accessibile? E se non è accessibile, è come se non ci fosse. Quindi non circola, quindi non viene trasmesso. Quindi il documento esiste nella sua materialità, sarebbe interpretabile semioticamente, però è come se non ci fosse. Cosa? Oggetti in restauro. Ma per esempio la sindone, ecco la sindone, ok, che vabbè, che sia un documento, non lo so questo, però quindi la sindone, la dimensione materiale, cos'è che manca di queste tre dimensioni nella sindone? Perché la dimensione sociale secondo me c'è nella sindone, anzi, c'è quasi solo la dimensione sociale. Non è un codice condiviso con cui interpretarla. Sì. Beh, un esempio un po' complesso, ma torniamo all'idea del documento che esiste materialmente, che è leggibile, è in italiano, però non, gli manca la dimensione sociale. Ma a me viene in mente giusto tipo i documenti in qualche modo secretati che possono essere legati a, non so, dimensioni come, ecco, servizi segreti, dinamiche, insomma, politiche più in qualche modo, insomma, quel retroterra che rende e che crea una dimensione documentale che però non è accessibile in qualche modo a noi, ad esempio. Sì, ecco, adesso andiamo su un terreno un po', un po' delicato, nel senso che si può dire che il documento segretato sia un documento in cui manca la dimensione sociale. Non sono sicuro perché fondamentalmente l'accessibilità c'è per quelli a cui possono accedere al documento. Cioè, voglio dire, la dimensione sociale non è che debba per forza essere la sua accessibilità per chiunque. Oppure mi viene in mente anche la questione legata al diritto all'oblio, che dovrebbe cercare in realtà di eliminare la Non ho capito circolazione. niente. Allora, lei parla del diritto all'oblio, ma il diritto all'oblio quindi è un'altra questione, cioè il diritto all'oblio significa, cioè è il diritto della persona di cancellare delle informazioni che sono presenti, che ledono la propria immagine. So, avete pubblicato delle foto di voi ubriachi a una festa, volete cancellarla. In questo caso si tratta di ritirare la dimensione materiale e dunque di conseguenza sociale di un documento. E cosa?
Sì. Ok, un documento conservato su un hard disk, ma non abbiamo modo di accedere all'hard disk. Sì, quindi lì la dimensione materiale diciamo che è problematica. Ma banalmente, vi dico, se voi avete un magazzino in cui vengono conservati una grande quantità di documenti, questi documenti sono interpretabili, ok? Sono scritti, sono contestualizzati, tuttavia. Questi documenti possono non essere accessibili per una grande quantità di motivi, ma il motivo principale può essere che non sono ben catalogati. Ok? Se non sono ben catalogati, vuol dire che voi non potete accedervi. Quindi il documento c'è. Il documento, una volta, se noi fossimo di fronte al documento, potremmo capirlo, interpretarlo, leggerlo, ma tuttavia non possiamo accedervi perché è come se fosse perso. Quindi il documento è lì. Ma il documento non è accessibile perché mancano, mettiamo, una serie di elementi che ci possano permettere di accedervi. È una cosa che succede in continuazione negli archivi, non so, avviene quella che si chiama la COT, che non so come si chiama in italiano, ma nelle biblioteche mettono un codice qua, quando andate in biblioteca c'è un codice legato all'autore, al numero, al genere, eccetera. Ammettiamo che ci sia un errore nella scrittura della COT, e a causa di questo errore il libro viene messo in un posto sbagliato. Quindi se il libro è stato messo in un posto sbagliato, il libro è là materialmente, il libro è interpretabile perché lo apro, lo leggo e tutti gli elementi semiotici sono presenti, tuttavia non è accessibile e quindi manca la dimensione sociale. E non essendo accessibile non può circolare. Ok? Quindi la dimensione sociale è un'altra dimensione rispetto alla dimensione semiotica ed è un'altra dimensione rispetto alla dimensione materiale. Quindi c'è la materialità del documento, ma può non esserci l'accessibilità del documento. Quindi possono mancare gli elementi che ci permettono di arrivarci. E la dimensione sociale non deve per forza essere pensata come una dimensione di accessibilità a tutti e accessibilità immediata a distanza. L'accessibilità a tutti, quella che spesso viene chiamata, adesso ci arriviamo con la questione della digitalizzazione, ma quella che viene spesso chiamata come la democratizzazione della cultura, quindi l'idea che tutto debba essere digitalizzato per poterlo mettere a disposizione di chiunque, che era legata con la storia di cui parlavamo qui all'inizio, vi ricordo, con questa idea qui, che è un po' l'ideologia della Silicon Valley e delle industrie della web economy e della tech dagli anni 70, con delle prospettive veramente molto ideologicamente effettivamente efficaci, no? Quella dell'emancipazione, quella del permettere dell'utilizzare delle tecnologie per poter bypassare tutte le diversità spesso razziali, sociali, legate alla difficoltà appunto di accedere, no, ai documenti. Quindi l'idea era che per accedere al documento, per accedere al sapere, io posso utilizzare delle innovazioni tecniche che mi permettono di arrivarci quando prima era molto difficile. Tuttavia, questa accessibilità è sempre complicata. Anche l'accessibilità a una biblioteca. Per esempio, non so, ci sono delle biblioteche universitarie, non so come funziona il sistema delle biblioteche universitarie a Torino, ma di solito per poter accedere a una biblioteca universitaria devi essere iscritto all'università. Quindi questo significa che se non sei iscritto all'università non puoi accedere alla biblioteca universitaria. Quindi questa è una banalità, no? Che vi sembra una banalità, ma bisogna potersi iscrivere all'università quindi per accedere a quel sapere. Quindi in realtà non è che è democratizzato per chiunque, ovunque. La biblioteca si trova in una città e non in un'altra, e quindi ci sono dei libri e dei saperi che sono accessibili qui, che non sono accessibili altrove, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'accessibilità è sempre limitata in qualche modo, ma ciò che conta è che ci sia una prospettiva coerente in cui il documento è accessibile, è reso disponibile e una volta che viene reso disponibile, viene trasmesso, perché il documento che è segreto di Stato, che viene quindi trasmesso, non so, ai membri, certi membri del Ministero degli Interni,
fondamentalmente viene trasmesso a quei membri del Ministero degli Interni che poi lo trasmetteranno a altri membri del Ministero degli Interni e quindi la trasmissione in qualche modo si fa. I documenti segretati vengono trasmessi di generazione in generazione, non è che non vengono trasmessi, sono solo accessibili a una minuscola parte della popolazione. Che poi questo possa costituire un problema democratico, no? Secondo certe persone, un problema politico, questo è un altro discorso, cioè, non è di questo che stiamo parlando, evidentemente. Ma resta che la trasmissibilità del documento è comunque sussiste comunque. Allora, non so più dove ero, scusate. Qua. Ecco, allora, per attivare la dimensione sociale c'è quello che sempre PEDOC chiama un processo di documentarizzazione. Al punto di arrivare a dire che appunto un documento non esiste se non c'è questo processo di documentarizzazione. E il processo di documentarizzazione è un processo che rende dunque un oggetto qualsiasi un documento, cioè l'oggetto qualsiasi diventa documento quando subisce questo processo, il processo di documentarizzazione, un processo in cui c'è per esempio un lavoro di datazione. Ci sono dei metadati, c'è una catalogazione, c'è un'attività di conservazione e c'è una politica di accessibilità che portano dunque l'oggetto a diventare documento. E secondo PEDOC, tra l'altro, con la digitalizzazione i documenti subiscono un processo di ridocumentarizzazione, cioè i documenti vengono ridocumentati, il che porta ad aggiungere una strato supplementare di elementi semiotici che quindi ne modificano l'aspetto, ne modificano l'intelligibilità. Ecco, e allora ci sono, quindi abbiamo visto queste tre dimensioni, ok, che quindi definiscono il documento, materiale, semiotica, sociale, e queste tre dimensioni corrispondono in parte a tre principi che sono considerati dei principi, dei principi da rispettare secondo la professione degli archivisti. E adesso vedremo come questi tre principi vengono in qualche modo messi in questione dalla digitalizzazione. Quindi sono dei principi che si ritrovano in un codice deontologico degli archivisti che è stato pubblicato, ce n'è uno in particolare che è stato pubblicato una ventina di anni fa, che li ripete, e sono i principi dell'integrità, dell'autenticità e dell'affidabilità. Integrità, autenticità e affidabilità. Allora, è molto difficile dire che le tre dimensioni, semiotica, sociale e materiale, possano essere direttamente legate a ciascuno di questi tre principi, come è molto difficile dire che la dimensione materiale, semiotica e sociale possa essere in realtà legata all'opera, al testo, al documento, alla logistica, alla semiotica, insomma, tutto molto delicato, ogni volta che si va a fare delle equivalenze, evidentemente, quindi non le facciamo, però c'è un'aria di famiglia. Okay? Allora, quindi l'idea è che quando si ha un documento, per poter conservare e trasmettere il documento, bisogna rispettare questi tre principi: l'integrità, l'autenticità e l'affidabilità. Allora, l'integrità è la consistenza materiale del documento. Il documento deve poter essere conservato in maniera integra. Ora, perché deve essere conservato in maniera integra, secondo voi? Che sembra un'evidenza, però poi in realtà non è detto.
cioè il libro conservato nella biblioteca non deve essere strappato. Perfetto, quindi dice la vostra collega perché deve essere, se ne fosse manomessa una parte, ne mancasse una parte, questo modificherebbe il senso generale del documento. Quindi se abbiamo un documento in cui c'è una parte che è strappata, macchiata, illeggibile, mettiamo che in questa parte c'è una data, c'è il prezzo della casa che era stata venduta nell'atto notarile, eccetera, bene, evidentemente questo rende complicata la dimensione, quindi quella che è la dimensione materiale, la dimensione che viene conservata dal principio dell'integrità, può rendere difficile la dimensione dell'intelligibilità, cioè può essere difficile da capire. Ma dunque l'integrità deve essere conservata e modificare un documento nel suo statuto materiale significa modificare al tempo stesso la sua autenticità. Allora, il documento deve essere integro, ma deve essere al tempo stesso autentico. Se il documento è stato manipolato, quindi se l'integrità del documento non è conservata, si può porre in dubbio la sua autenticità. E se l'autenticità è messa in dubbio, viene messa in dubbio la sua affidabilità, e l'affidabilità è piuttosto legata a ciò che il documento rappresenta, ovvero se il documento veramente ci può mettere in relazione con il suo referente e quindi rappresenta effettivamente la vendita della casa fatta. E possiamo utilizzare queste definizioni, quindi l'idea di integrità è il fatto che il documento non sia stato manipolato dopo la sua creazione, e quindi vedete che l'integrità non è per forza l'integrità materiale del documento nel momento in cui è documentarizzato, dell'oggetto nel momento in cui è documentarizzato. Se io documentarizzo un libro strappato perché lo recupero dopo un incendio, evidentemente l'integrità di cui stiamo parlando è l'integrità del libro mezzo incendiato che viene documentarizzato e di cui abbiamo perso, mettiamo, 512 pagine. Ecco, le 512 pagine perse costituiscono. Cioè il libro senza 512 pagine è un libro integro perché l'integrità si attesta al momento in cui viene documentarizzato il documento. L'autenticità è il fatto che il documento sia ciò che pretende essere. Di essere, forse non si dice così, non lo so. D'être, oh. E ciò che pretende essere significa che se il documento pretende essere l'atto notarile che attesta la vendita della casa fatta nel 1982, mettiamo, il documento è autentico se effettivamente si tratta dell'atto notarile che attesta una vendita della casa del 1982. Non è autentico se quel documento data del 1984. Se si scopre che infatti che era del 1984, ma sul documento c'è scritto che data del 1982, lì c'è un problema di autenticità del documento. E l'autenticità viene messa in discussione nel momento in cui viene attaccata la sua integrità. Nel senso che se io modifico qualcosa nel 1984, beh, il documento è manipolato, quindi non è più autentico, del motivo per cui si deve ripassare dal notaio, eccetera, eccetera. E dunque questi due elementi, l'integrità e l'autenticità, che se vogliamo sono legati alla dimensione materiale, alla dimensione semiotica, possono mettere in discussione l'affidabilità del documento.
ovvero il fatto di poter dare fiducia al documento, di potervi credere e di poter pensare che il documento sia affidabile in quello che esso rappresenta come contenuto. Quindi integrità, autenticità e affidabilità sono veramente dei principi che sono legati dunque al documento, alla nozione di documento, alle tre dimensioni del documento. E trattandosi di principi essenziali, vedere come questi principi siano messi in crisi o comunque più o meno in discussione. Dalla riproducibilità tecnica o digitale dei documenti è qualcosa di interessante. Allora, la questione questi principi dell'archivistica avevano dato luogo a una disciplina che si chiama la diplomatica. E la diplomatica era la disciplina che consisteva nel dare degli strumenti per poter verificare l'autenticità dei documenti. Verificando l'autenticità dei documenti, verificando la loro integrità, si riesce a capirne dunque l'affidabilità. E se vogliamo, questa disciplina è una disciplina che ha degli strumenti di tipo semiotico. Perché si studia il modo, lo studio attento del documento è uno studio che deve prendere in conto degli elementi semiotici per poter verificarne, per poter arrivare a decretarne l'integrità materiale e l'affidabilità, quindi sociale. E la diplomatica data ecco, di questo qua, del 1681. Era stata teorizzata, esisteva già insomma all'epoca, ma era stata teorizzata da Jean Mabillon e c'è questo famoso testo che si chiama De Re Diplomatica del 1681 e si tratta dunque dell'analisi dell'integrità, dell'autenticità, della sincerità e affidabilità dei documenti d'archivio. C'è un grande esempio, c'è un famoso esempio di studio diplomatico di un documento che forse vi ricordate o forse avete presente, è lo studio fatto da Lorenzo Valla sulla donazione di Costantino, no? E allora vi ricordate come Lorenzo Valla, quindi Lorenzo Valla era questo umanista che studia la donazione di Costantino del 311, che è datata 311, che era datata 311, se non sbaglio, che è la donazione con cui l'imperatore Costantino da tutti i territori dell'impero romano d'Occidente alla Chiesa, al Vaticano. Costantino era imperatore dell'impero romano d'Oriente. E Lorenzo Valla, quindi, durante il Rinascimento, studia il documento e si rende conto che il documento non è autentico, appunto, cioè non data della datazione, che non è ciò che pretende essere. Non è ciò che pretende essere perché in realtà data di molti secoli più tardi. E perché data, com'è che lui arriva a capire che, vi ricordate com'è che lui arriva a capire che. Esatto, quindi in sostanza lui contestualizza, no, il linguaggio utilizzato e si rende conto che ci sono alcune espressioni. Che sono espressioni che entrano in uso molto tempo dopo, e quindi si rende conto che il documento non poteva essere stato redatto all'epoca, e quindi il documento non è autentico. Quindi fa un'analisi diplomatica. Ora, questa analisi diplomatica vedete che si basa su uno studio semiotico, sullo studio semiotico del modo in cui l'elemento si lega alla rete enciclopedica che lo rende.
utilizzabile, no? Quindi l'espressione, il fatto che un'espressione sia datata a una certa epoca, in qualche modo fa il lavoro contrario di quello che proponeva di fare. Vi ricordate che Umberto Eco citava, mi pare, nel limite dell'interpretazione, citava la proposizione di Borges di leggere il De Imitatione Christi come se fosse stato scritto da Céline, no? Quindi proponeva questa sorta di paradosso per modificare, insomma, il modo in cui il modo enciclopedico in cui leggiamo un testo lo determina, e quindi diceva lo decontestualizziamo e lo ricontestualizziamo sostanzialmente in una nuova rete enciclopedica, permettendo di fare delle nuove associazioni mentali, no? Quindi in qualche modo è lo stesso lavoro fatto al contrario, no? Invece di fare un lavoro in qualche modo dadaista, che è quello proposto da Borges, cioè di leggere De Imitatione Christi in un contesto totalmente diverso, come se fosse stato scritto da Céline, in questo caso si fa il contrario, no? E si tenta di capire con un obiettivo di autentificare il testo. E ho parlato di Céline, mi fa pensare che vi consiglio di leggere l'inedito di Céline che è appena uscito, Guerre, che è veramente straordinario. Sono 150 pagine, bellissime. Boh. È un inedito che hanno ritrovato, che non era stato pubblicato, che sembra essere una parte di sembra una parte di Viaggio al termine della notte, ma non lo è. Insomma, parla del periodo che lui ha passato in guerra durante la prima guerra mondiale. Tre principi e di quello che abbiamo fatto fino adesso. Adesso guardiamo rapidamente tre forme di relazioni tra quindi le tecnologie digitali del patrimonio. Quindi fondamentalmente in genere si divide in questi tre ambiti, che sono quelli del patrimonio digitalizzato, cioè patrimonio digitalizzato evidentemente banalmente sono tutti quei documenti che erano originariamente non digitali, che vengono digitalizzati. Il digitale per il patrimonio, quindi sono delle forme di applicazioni, invenzioni che vengono utilizzate per valorizzare il patrimonio, e quello che si chiama patrimonio nativo digitale, cioè quei documenti che sono originariamente digitali dal momento della loro creazione. Ora, per quanto riguarda il patrimonio, e vediamo anche come, insomma, la questione dell'accessibilità, insomma, può essere discussa. Allora, perché si digitalizza il patrimonio? Insomma, per riassumere, vi ricordate che i documenti originariamente non digitali, quando vengono digitalizzati, intorno alla fine degli anni 90, si sono messi in piedi una in serie di piani che venivano chiamati piani di salvaguardia digitale di massa. Venivano massivamente digitalizzati un'enorme quantità di documenti, e l'obiettivo primario all'epoca era l'idea di salvaguardarli. Allora, sapendo la fragilità dei supporti digitali, insomma, sembra un paradosso il fatto di conservare, di salvaguardare digitalmente dei documenti. Tuttavia, non è totalmente assurdo. Allora, all'epoca, quando si faceva, ho visto tra l'altro che c'è un ciclo di incontri molto interessante a cui vi consiglio di andare, su museologia e archivi del cinema, in cui intervengono delle persone della Cinémathèque française, della Cineteca di Bologna, che sono di altissimo livello. Allora, proprio nell'ambito degli archivi cinematografici, c'è stato un periodo in cui il mondo delle cineteche si opponeva, o almeno una parte del mondo delle cineteche, si opponeva alla digitalizzazione dei film.
i film su 35 mm, salvaguardati su pellicole 35 mm, venivano digitalizzati in massa per poter essere anche restaurati, perché il restauro oggi si fa con delle tecnologie digitali. Per esempio, circolava in un certo periodo dei grafici tipo questo, dove si mettevano in avanti il costo monetario della salvaguardia digitale, della conservazione digitale. Quindi vedete, in verde c'è la preservazione di un film. Quindi per preservare un film su pellicola in realtà è molto semplice, basta avere un climatizzatore fondamentalmente, insomma, bisogna metterli in una stanza dove l'umidità relativa e la temperatura sono stabili, sono in un range predefinito, e questo impedisce alla pellicola di degradarsi, e per un certo periodo, insomma, per almeno 70-75 anni, diciamo che si può stare tranquilli sulla durata di conservazione di una pellicola. Digitalmente invece c'è un costo, che è un costo relativo quindi un costo relativo al consumo di energia elettrica, perché per mantenere dei server ci vuole dell'energia elettrica, non solo per il server, ma per raffreddare i server, e quindi anche in quel caso ci vuole un climatizzatore fondamentalmente, e spesso delle ventole. E tuttavia ci sono dei picchi, che questi picchi, l'avevamo detto, il digitale, visto che si smagnetizza, questo grosso problema di smagnetizzarsi, deve tutti i server e tutti i supporti magnetici devono subire delle migrazioni un po' per convenzione si fanno ogni 5 anni, e quindi ogni 5 anni un server deve essere trasmesso su un altro server, e le migrazioni sono molto costose, perché bisogna comprare dei nuovi server, bisogna impiegare delle risorse umane, eccetera, eccetera. Dunque, intorno agli anni 10 del 2000, fondamentalmente c'era una sorta di, prima che fallisse Kodak, sapete, era il principale produttore di pellicole per la fotografia e per il cinema. C'era un grande movimento per quello che in francese chiamavano il retour sur film, cioè i film che erano stati digitalizzati venivano stampati su pellicola, e spesso anche dei film originariamente digitali venivano stampati su pellicola per salvaguardarli. L'idea era che la conservazione su pellicola fosse anche migliore da un punto di vista della preservazione che la conservazione digitale, il che non è vero da un punto di vista appunto materiale. Però di fatto ci sono altre questioni che vengono prese in conto, e una delle questioni che viene spesso presa in conto è il fatto che i mestieri legati alla preservazione del patrimonio analogico, per esempio delle pellicole, stanno sparendo, mentre i mestieri legati alla ricerca nel dominio della conservazione digitale e informatica aumenta e evolve in maniera molto più importante. Quindi a lungo termine, per un futuro a lungo termine, in realtà è più logico pensare a una preservazione digitale che a una preservazione non digitale, appunto perché i supporti non digitali stanno sparendo. Questo non vuol dire che solo i supporti spariscono materialmente, ma che sparisce tutto quello che va intorno, che si trova intorno ai supporti, quindi soprattutto le professioni e i mestieri. Quindi, se non ci sono più persone capaci di fare restauro, per esempio cinematografico, su pellicola analogica, è molto più è un po' un gatto che si morde la coda, ma se volete è molto più logico pensare a salvaguardare digitalmente, per poter avere dei restauratori che utilizzano delle tecnologie digitali. Quindi a lungo termine, fondamentalmente, il savoir-faire si perde, appunto, perché non c'è la trasmissione del savoir-faire in questo caso, e bisogna passare, quindi rimediatizzare, per poter mantenere anche gli elementi materiali. Quindi fondamentalmente ha un senso pensare alla conservazione anche da un punto di vista digitale, malgrado
il digitale sia un supporto molto fragile, sia un supporto molto fragile materialmente, perché c'è tutto il contesto legato alla conservazione che dal punto di vista del digitale è in espansione, mentre dal punto di vista analogico si sta totalmente perdendo. Pur tuttavia, il motivo principale per cui si digitalizza ciò che non è, i documenti che non sono originariamente digitali, è fondamentalmente quello che abbiamo visto prima, cioè una parola d'ordine che diciamo, ha invaso, è diventata in qualche modo un imperativo delle istituzioni, ma non solo delle istituzioni, delle imprese, insomma un po' di tutto, che è la questione appunto dell'accessibilità. Evidentemente quando un documento è digitalizzato, questo documento è più facilmente accessibile. E rientra in quella tendenza che avevamo visto, che era la tendenza fondamentalmente che si apre coi media all'epoca perlomeno della riproducibilità tecnica, ovvero la tendenza che porta all'accessibilità immediata a distanza delle cose, no? È quello che Walter Benjamin chiamava questo desiderio sociale, questo bisogno delle masse di rendere le cose spazialmente, umanamente più vicine a sé. E l'accessibilità e quindi la digitalizzazione del patrimonio sembra essere perfettamente coerente secondo questa tendenza. Se andiamo a vedere anche la maggior parte delle politiche istituzionali, soprattutto sopranazionali, che incitano ancora oggi alla digitalizzazione del patrimonio, fondamentalmente l'accessibilità è sempre messa in avanti come il motivo principale che porta alla digitalizzazione. Questa, per esempio, è la Charte sulla conservazione di patrimonio numerico, che ecco, non ho preso la parte tradotta in italiano, che comunque c'è, dell'UNESCO. Dunque, l'articolo 2 di questa carta parla dell'accessibilità al patrimonio digitale e dice dunque che la conservazione del patrimonio digitale ha come obiettivo quello di fare in modo che questo resti accessibile al pubblico, che questo resti accessibile al pubblico. Dunque, l'articolo 2 della Carta dice che il motivo principale della conservazione è la sua accessibilità, e quando il patrimonio è digitale, bene, è accessibile più facilmente. Nel 2011 la Commissione europea aveva pubblicato una raccomandazione. Le raccomandazioni, vedete, non sono delle direttive, la direttiva è qualcosa che tutti gli stati membri devono seguire, la raccomandazione è qualcosa che indica delle linee guida per poi mettere in piedi delle politiche negli stati membri, quindi le linee guida diciamo che sono qualcosa su cui ci si può avvalere quando si mette in avanti, se voi siete una biblioteca nazionale, per esempio, per ottenere dei fondi per la digitalizzazione, chiedete al Ministero dei fondi dicendo, beh, seguiamo la raccomandazione dell'Unione Europea del 27 ottobre del 2011, e quindi questa raccomandazione era una raccomandazione sulla digitalizzazione e l'accessibilità in linea del materiale culturale e la conservazione digitale. Allora, vedete come si parla di digitalizzazione e accessibilità online e solamente dopo di conservazione digitale. Quindi la cosa principale fondamentalmente anche qui è l'accessibilità. E quindi si dice che la digitalizzazione offre un modo importante perché il materiale culturale sia più largamente diffuso e utilizzato, e bisognerebbe raccomandare agli Stati membri un insieme attualizzato di misure relative alla digitalizzazione, virgola, alla messa in linea del patrimonio culturale e alla conservazione digitale. Quindi ancora una volta alla digitalizzazione segue l'accessibilità, e quando si parla di accessibilità si parla di accessibilità online. Quindi a cosa serve la digitalizzazione? Serve alla conservazione, alla salvaguardia digitale di cui abbiamo parlato prima, ma fondamentalmente questa salvaguardia digitale è volta
ha un motivo principale che è quello di poter rendere accessibili i documenti. Dunque, vi dicevo che ho lavorato all'INAE, l'INAE è quindi l'equivalente in Italia, forse non esiste, ma diciamo prendiamo una biblioteca nazionale, forse lavora nello stesso modo, quindi sono questi istituti pubblici che hanno dei contratti con lo Stato. E dei contratti che di solito si fanno in dei range di 4-5 anni. 4-5 anni, perché 4-5 anni secondo voi? Un'istituzione pubblica, vediamo una grossa istituzione, la Biblioteca Nazionale, gli archivi nazionali funzionano vanno avanti in 4-5 anni, per 4-5 anni si danno dei mezzi per mettere in opera una serie di obiettivi. Cioè si danno dei soldi per mettere in opera questa serie di obiettivi che poi vengono rinnovati ogni 4-5 anni. Del governo, ok, perfetto, bravissimo. Quindi si segue fondamentalmente, poi quando cambia il governo cambiano anche questi contratti, evidentemente, no? Quindi è cosa per cui è meglio votare bene che votare male. E allora il contratto di obiettivi e dei mezzi. Quindi tra l'Istituto Nazionale dell'Audiovisuale, quindi gli archivi audiovisivi francesi dello Stato di una decina d'anni fa, era basato sulla quantità di ore che sarebbero state rese accessibili online. Allora vedete che anche qua c'è qualcosa di molto quantitativo, quindi le quantità di ore accessibili per quello che si chiama grande pubblico, cioè per tutti fondamentalmente, e le ore accessibili per i professionisti dell'audiovisivo, quindi vedete che c'è una quantificazione della quantità di ore accessibili, ma il fatto di rendere accessibili dei documenti online è uno degli elementi che vengono messi in avanti, che vengono valorizzati per poter ottenere dei mezzi finanziari per in seguito metterli in opera. E c'è tutto un mondo, se volete, legato soprattutto in Europa. L'Europa è veramente una testa di ponte nella accessibilità online del patrimonio culturale. Gli Stati Uniti non sono neanche minimamente allo stesso livello. E il vero elemento che ha aperto, insomma, le politiche istituzionali in questo ambito è questa istituzione che si chiama Gallica, e Gallica era fondamentalmente la biblioteca digitale della Bibliothèque Nationale de France. Quindi la Bibliothèque Nationale de France dalla fine degli anni 90 ha cominciato a digitalizzare una grande quantità di libri, fondamentalmente, che sono il contenuto principale della BNF, e a metterli online, e sulla base di Gallica è stato creato Europeana è la biblioteca digitale che, dove vengono raccolti, che adesso è una fondazione a metà privata in Olanda, insomma, un po' complicato, vabbè, lo lasciamo perdere, dove vengono raccolti una grande quantità di documenti d'archivio o anche archivi audiovisivi, insomma, di tutti le biblioteche e gli archivi europei, e nelle raccomandazioni anche nelle più recenti raccomandazioni della Commissione, qua forse non ve l'ho sottolineato, ma insomma c'è l'idea che i documenti che vengono pubblicati, che vengono digitalizzati, poi devono essere dati a Europeana, perché l'obiettivo di Europeana è quello di rendere accessibili questi documenti al pubblico. Secondo voi perché l'Unione Europea si mette a fare una specie di piattaforma dove si rende accessibile i documenti digitalizzati di tutti i paesi europei, cioè sostanzialmente una piattaforma dove non si trova niente, perché insomma se voi cercate un documento in polacco poi non lo trovate. Una questione che posso fare Allora, la questione della trasparenza, quindi la questione, diciamo, che è legata un po' all'ideologia dell'open data, no? E quindi l'apertura dei dati amministrativi delle istituzioni pubbliche è evidentemente, insomma, una tendenza
uno dei valori ideologici che sono legati all'accessibilità online del patrimonio, certo, cioè è legato. Quindi sicuramente c'è questo. Poi cos'altro? C'è l'idea di incitare degli stati che magari non hanno le risorse della Biblioteca Nazionale de France a digitalizzare e a mettere online. Non so, adesso non so se la Biblioteca Nazionale Bulgara ha lo stesso strumento della BNF, di Gallica, eccetera. A cosa serve? Cioè, secondo voi perché le istituzioni europee mettono così tanti soldi, impiego di tempo, denaro, risorse in questo ambito? Perché dunque la vostra collega ha parlato dell'apertura dei dati, ma diciamo che qui sono dei dati che fondamentalmente sono già selezionati, ok? Quindi sono dei documenti che sono dei documenti che sono già accessibili, cioè non sono dei documenti che non erano accessibili, sono dei documenti che erano già accessibili. I libri che la Bibliothèque Nationale de France mette su Gallica non sono dei libri inaccessibili, anche se certo ci sono dei manoscritti per cui magari bisogna andare con i guanti, chiedere appuntamento, eccetera, eccetera. Questi qui, evidentemente, una volta digitalizzati, sono più facili di accesso, che doversi spostare, chiedere appuntamento, eccetera, eccetera. Ma di fatto, ciò a cui si dà accesso digitalmente sono degli elementi, sono dei documenti che erano di fatto già accessibili. Non si dà mai accesso a dei documenti che non erano accessibili, si dà accesso a dei documenti che erano già accessibili sul posto. Bisognava solo spostarsi, andare. Sì, certo, quindi c'è sempre un'idea di accessibilità a distanza, no? C'è una prospettiva comparativa, ma poi di fatto c'è, diciamo, nell'ideologia europea quella di fare una sorta di zoccolo comune, no? Allora questo zoccolo comune oggi non esiste, cioè non c'è una biblioteca europea, che accumula tutti, i saperi europei come esistono le biblioteche nazionali nei vari paesi. Non ci sono gli archivi, ci sono gli archivi storici dell'Unione Europea, per esempio a Firenze, sono a Firenze, ma questi archivi riguardano i documenti delle istituzioni europee. Ma manca quindi un sapere comune che è istituzionalizzato in delle imprese. Dove questa comunità viene costruita attraverso la comunità del sapere, no? E allora l'idea dell'Unione Europea è approfittiamo della tecnologia digitale per bypassare il problema di creare delle istituzioni di questo tipo e le creiamo online fondamentalmente. Quindi online c'è l'idea di ritrovare nello stesso luogo l'accessibilità a dei documenti che però sono dei documenti europei, cioè non sono solo i documenti italiani e francesi, anche se poi se andate qui trovate praticamente, cioè se andate su Europeana, non c'è la foto, trovate quasi solo cose di Gallica, ma di fatto l'idea è che da uno stesso luogo si possa accedere ai documenti di tutti i paesi europei, perché è l'idea di fondare un sapere comune europeo. Per fondare un sapere comune europeo bisogna potervi accedere in primo luogo materialmente, no? Bisogna che ci sia un solo luogo da cui si accede a tutti i documenti, che siano documenti polacchi, bulgari, italiani o francesi o spagnoli, eccetera. Sì. Quindi vedete come alla fine l'Unione Europea fa passare sostanzialmente la sua prospettiva di omogeneizzazione, di uniformizzazione che comunque c'è da qualche parte, anche sfruttando questa ideologia dell'accessibilità a distanza. Ora, sempre riguardo all'accessibilità,
Nel 2009 c'era stato il famoso caso di Google. La Biblioteca Municipale di Lione aveva deciso di digitalizzare i suoi libri, ma non aveva abbastanza fondi per farlo, e passa un contratto con Google. E quindi Google digitalizza più di 1 milione di libri per la Biblioteca Municipale di Lione. E la cosa all'epoca ha creato un enorme scalpore. Perché si pensava che l'intervento di Google, quindi l'intervento di un'istituzione privata americana che non paga le tasse o paga poco le tasse in Europa, eccetera, eccetera, veniva a interferire con un patrimonio culturale, un patrimonio documentario che è invece nazionale o comunque pubblico. E la questione si è risolta non a caso attraverso la questione dell'accessibilità, ovvero il grosso problema era se Google digitalizza i libri, poi sarà detentore della possibilità di rendere accesso a questi libri attraverso Google. Alla fine, nell'accordo, nel contratto, la Biblioteca Municipale di Lione ha messo in avanti la possibilità di creare la sua propria piattaforma. Quindi i libri digitalizzati da Google a Lione sono accessibili da Google Books oggi, ma sono anche accessibili dalla piattaforma della Biblioteca Municipale di Lione, e quindi questo ha messo d'accordo tutti. Quindi vedete che il problema era l'accessibilità, cioè non era il fatto di far digitalizzare i documenti a un istituto privato o il fatto che l'istituto privato pagasse o no la tasse, ma il problema era chi poi renderà accessibili questi documenti, cioè attraverso chi si dovrà passare per poter accedere a questi documenti, e il fatto che si potesse comunque passare dall'istituzione pubblica ha fugato qualsiasi dubbio, cioè quasi qualsiasi dubbio. Quindi l'accessibilità è sempre al centro, insomma, dell'utilità della digitalizzazione. E altra cosa che ha permesso la digitalizzazione del patrimonio, e se vogliamo è uno dei punti di partenza, non per forza in ordine cronologico, ma è una delle condizioni di possibilità, la digitalizzazione del patrimonio di quelle che oggi chiamiamo digital humanities, e che quindi sperimenteremo un po' a partire dalla settimana prossima. E quindi banalmente la possibilità di utilizzare dei metodi statistici e quindi dei metodi informatici, matematici su dei documenti provenienti dal mondo della cultura, delle scienze umane e sociali, è qualcosa che è permesso evidentemente dalla loro digitalizzazione. Se questi documenti non fossero digitali, non potremmo farlo, e non potremmo farlo in maniera massiccia e di massa, che è un po' l'obiettivo delle digital humanities. Vabbè. Allora, un collega mi era capitato di lavorare con dei colleghi che, sapete, in Francia ci sono, non so se in letteratura in Italia è la stessa cosa, ma in Francia ci sono i 19e-mistes, i 18e-mistes, cioè ci sono i letterati che si occupano del 19°, quelli che si occupano del 20°, quelli che si occupano del 16°, del 17°, eccetera, e sono dei mondi totalmente separati. E tra questi mondi ci sono quelli che si occupano di Émile Zola. E quindi c'è tutto un gruppo di ricercatori che si occupano di Zola. E mi avevano dato questo bel esempio dove si vede l'utilità, in qualche modo l'utilità semiotica, è un piccolissimo esempio, però effettivamente è utile l'utilità semiotica della digitalizzazione. Allora, questo collega pubblicava degli scambi epistolari di Émile Zola con varie persone, e quindi ha editato gli scambi epistolari di Zola e li ha pubblicati in un libro, ok? Quindi in un libro avete le lettere pubblicate come questa, però messa in forma di testo. E questa lettera in particolare è interessante perché in questa lettera Émile Zola, allora Émile Zola
all'epoca in cui ancora non era uno scrittore noto, era attaché de presse, che non so come si dice, penso PR, cioè quello che fa le relazioni con la stampa, nella casa editrice Hachette, che è una grandissima casa editrice francese, e all'epoca invia il suo secondo romanzo a un famoso critico letterario. Solo che lo invia utilizzando mandandogli una lettera in cui gli chiede se può leggere questo romanzo, e in secondo luogo utilizzando la lettera su carta stampata di Hachette. E la carta stampata di Hachette all'epoca, quindi con, vedete, c'è la l'entête, insomma, l'intestazione, grazie, di Hachette, quindi per mostrare che lui lavorava ad Hachette, e soprattutto questo colorino blu, e questo colorino blu era il colorino tipico di tutte le corrispondenze di Hachette, quindi tutti quelli che ricevevano qualcosa dalla casa editrice riconoscevano questo colorino blu, che era fondamentale per capire che qualcosa veniva direttamente dalla casa editrice Hachette, e quindi fondamentalmente cosa fa Zola? Gli invia questa domanda, però gliela invia dalla sua posizione di impiegato da Hachette, in modo da far valere, insomma, un argomento di autorità per farsi leggere il suo proprio romanzo. Ora, evidentemente, questo lato qua nella edizione epistolare è andato totalmente perso, se non viene evidentemente detto, ok, però in questo caso non è stato detto, questo elemento resta, questo elemento materiale del documento resta nella sua digitalizzazione, e quindi nella piattaforma che, insomma, questo collega ha realizzato per pubblicare gli scambi epistolari di Zola, mentre viene perso nella edizione classica. Quindi è un altro esempio di come la digitalizzazione può portare qualcosa di supplementare dal punto di vista della dimensione materiale del documento, quando si è soliti pensare che la dimensione materiale sia quella che perde di più finalmente nella digitalizzazione, perché la dimensione materiale è quella che viene riprodotta tecnicamente, digitalmente. E ovviamente le digital humanities, insomma, permettono di fare dei lavori che vedremo, che studieremo un po' con chi segue le altre 18 ore del corso, da un punto di vista statistico. E le digital humanities applicate alle scienze umane iniziano con Franco Moretti, che forse conoscete. Bene. Ci sono tuttavia appunto due rischi. Allora, giusto, citiamo questi due rischi legati alla digitalizzazione del patrimonio. Il primo è la cosificazione, e un secondo è tutto quello che è legato, che abbiamo già iniziato a vedere, alla mediatizzazione del patrimonio. Ora, c'è un'attitudine che viene spesso, che si vede spesso nelle iniziative pubbliche legate alla digitalizzazione, che è il fatto di utilizzare una prospettiva di massa. È il momento in cui il documento quindi diventa un dato, e nel momento in cui il documento diventa un dato, diventa parte, insomma, di un sistema da un punto di vista quantitativo. E per esempio è un esempio, quindi è sicuramente sintomatico, se volete, ma recentemente la Bibliothèque Nationale de France aveva una campagna di marketing dove metteva in avanti appunto la dimensione quantitativa della biblioteca. Per leggere tutto ci vorrebbero 150.000 anni, che vuol dire, fondamentalmente non vuol dire niente, no? Ma è giusto un modo per leggere tutti i libri che sono conservati nella Biblioteca Nazionale, ci vorrebbero 150.000 anni. Ora, è una cosa che non ha alcun senso se non viene comparata, per esempio, con un'altra biblioteca o con i libri che hai a casa, eccetera, eccetera, no?
ma in ogni caso è una cosa che sposta l'attenzione dalla dimensione qualitativa alla dimensione quantitativa. Ovvero ciò che ci interessa non è che nella biblioteca ci sia una grande quantità di libri, ma che ci sia il libro su cui sto lavorando, il libro su cui sto, il libro che sto cercando. E sempre nella raccomandazione che abbiamo visto prima, la raccomandazione della Commissione europea, vedete che c'era questo annesso abbastanza buffo dove c'erano i contenuti minimi da dare a Europeana, quindi Europeana è la piattaforma di cui abbiamo parlato prima, con degli obiettivi indicativi per ogni Stato membro. E quindi vedete che l'Italia aveva pubblicato un numero di oggetti, e vedete che si chiamano oggetti, non si chiamano documenti, perché c'è il problema di capire cos'è un documento, quindi non sapendo se si possa determinare che si trattino di documenti, di contenuti o di cosa, o nella raccomandazione dicono oggetti. E quindi l'Italia, vedete, ne aveva pubblicato 1.946.000 e l'obiettivo era di arrivare a 3.700.000. Ora, evidentemente, questo è un obiettivo puramente quantitativo, ancora una volta, no? Cioè una messa in avanti della quantità che fondamentalmente cosifica il documento. In molte interfacce che vengono utilizzate per dare accesso a dei documenti, come questa è la Biblioteca Digitale Mondiale dell'UNESCO, che adesso ha cambiato interfaccia per fortuna, però questa era un'interfaccia di qualche anno fa e vi si poteva accedere da ogni istituzione e vedete che quello che viene messo in avanti per ogni istituzione sono la quantità di documenti presenti, di contenuti presenti, quindi digitalizzati e messi online. E ancora una volta c'è questa prospettiva quantitativa. Questa prospettiva quantitativa ha un senso nel dominio digitale, perché nel dominio digitale ci sono i dati e la quantificazione dei dati è fondamentale per la macchina. Ha molto meno senso dal punto di vista qualitativo, che è quello che interessa quando uno cerca dei documenti d'archivio. Quindi quando andate in un archivio non vi dicono mai quanti documenti d'archivio sono presenti. O quanti libri ci sono per ogni scaffale della biblioteca universitaria qui sotto, no? È un'informazione che non sembra essere rilevante, invece l'informazione viene messa addirittura, viene valorizzata come fondamentale nelle opere di digitalizzazione del patrimonio. E questo perché? Perché c'è appunto questa logica della dataficazione, la logica della dataficazione. È una logica quantitativa che quindi ha un senso quando si fanno delle digital humanities, ma può portare insomma a una forma di deriva. Ok, allora, e poi il grosso problema è quello che, un grosso problema, o comunque la questione importante è la questione della mediatizzazione. Allora, la questione della mediatizzazione è quello che abbiamo un po' visto fino adesso, forse fondamentalmente è il fatto che la riproducibilità tecnica digitale applicata al dominio del patrimonio porta il dominio del patrimonio a essere mediatizzato. Ed è quello, se volete, che abbiamo iniziato quindi il corso parlando di Stigler, Werner Stigler, vi ricordate, che utilizza insomma la nozione di esternalizzazione della memoria e il grande scarto che secondo Stigler avviene con la mediatizzazione con l'esternalizzazione della memoria nell'ambito del digitale è l'avvento dell'industria mediatica, ovvero l'industria mediatica si appropria del dominio della memoria collettiva, cosa che prima era meno evidente, quindi la questione dell'esternalizzazione esisteva, come abbiamo visto da Platone a Derrida. Tuttavia, Stigler quello che mette in luce, osservando la digitalizzazione del patrimonio,
della memoria è l'avvento dell'industria mediatica e del fatto che l'industria mediatica si appropria del patrimonio. Si appropria del patrimonio perché? Perché vedete cosa si fa? Quando viene digitalizzato il patrimonio viene reso accessibile, quindi l'accessibilità è la parola d'ordine dell'istituzione che digitalizza il patrimonio e quando il patrimonio viene reso accessibile viene anche dunque mediatizzato. Cioè viene industrializzato e entra nelle logiche dell'industria mediatica e quindi viene mediatizzato. Ecco, come faccio a fare in fretta? Faccio in fretta, prendo un esempio. Allora, un esempio di mediatizzazione, poi definiamo la mediatizzazione, che magari avete già definito da qualche parte o no? No. Boh. Allora, dunque, l'Istituto Nazionale dell'Audiovisuale, di cui abbiamo già parlato, mediatizza quindi una grande quantità dei suoi documenti d'archivio. Un esempio è questa allocuzione data da De Gaulle nel 1958. Allora, nel 1958, vi racconto rapidamente, nel 1958 De Gaulle viene chiamato e c'è un momento di grossa crisi. In pratica la Francia ha un sistema simile a quello italiano oggi, che è la Quarta Repubblica Francese, è un sistema molto instabile come quello italiano oggi. E dunque, e questo sistema si trova a dura prova di fronte alla guerra di Algeria. C'è la guerra, è scoppiata la guerra in Algeria e il governo stenta a gestire la cosa e sta per cadere. Qualcuno decide che bisogna chiamare l'uomo forte della situazione, come si fa in Italia, no? Si chiama Draghi, si chiama Monti, eccetera. E in questo caso nel 58 l'uomo forte era De Gaulle, che per un certo periodo si era allontanato dalla vita politica. Quindi De Gaulle torna in Francia e il 19 maggio dà questa famosa allocuzione del 19 maggio 1958 in cui dichiara di essere pronto a prendere le redini del paese fondamentalmente, quindi di governare la Francia. E c'è una famosa, quella che in Francia chiamano le petite phrases, c'è cioè una famosa citazione, diciamo, frasetta, non so come si potrebbe tradurre in italiano, in cui durante questa locuzione un giornalista gli pone una domanda e gli chiede se avrebbe garantito le libertà pubbliche fondamentali. E De Gaulle risponde: perché volete che a 67 anni inizi una carriera da dittatore? E tutto comincia, e tutta la sala scoppia a ridere. E dunque De Gaulle, che è una persona insomma, che aveva una retorica straordinaria, è riuscito sostanzialmente a mettere lo spettro della dittatura al livello enunciativo della barzelletta, no? Abbassa il problema dittatura in una sorta di battuta che fa ridere il pubblico e dunque abbassa anche la qualità e il valore della questione della dittatura, perché all'epoca il grosso problema, siamo nel 58, quindi il fatto che potesse nascere una dittatura in Francia non era assolutamente escluso. D'altra parte poi molti parlano monarchia repubblicana per parlare del sistema francese che è nato appunto nel 1958 con l'arrivo di De Gaulle. Quindi poi De Gaulle viene chiamato, fa il governo, propone una costituzione che è la costituzione francese attuale che viene votata con un referendum in settembre e si arriva a questa Repubblica Presidenziale francese dove il presidente ha una grande quantità di poteri e viene eletto a suffragio universale dalla popolazione. Ma dunque, la cosa è che quindi questo momento è un momento cerniera fondamentale per la storia francese,
Ed è un momento in cui si è rischiato veramente l'arrivo di quella che avrebbe potuto essere uno stato molto più autoritario di quello che poi si è formato. Quindi era un momento molto, molto teso, tant'è che il giorno dopo, per dirvi, cioè, viene dichiarato lo sciopero generale dai sindacati, tolgono la corrente del metrò, tutti scendono in piazza e tutti sono contro De Gaulle. Tutti dicono che De Gaulle porterà la dittatura in Francia. Questi sono degli esempi. Vedete, dei manovre, pressioni per aprire a De Gaulle la via della dittatura, allerta al fascismo. Quando il generale si prende per il maresciallo sarebbe il maresciallo Le Pen, che era quello che ha governato la Francia durante l'occupazione nazista. Ecco, quindi la situazione non è assolutamente comica, no? È una situazione molto, molto tesa e cui la profondità storica è molto interessante. D'altra parte, documento è un documento che può far emergere tutta la profondità storica di questo momento cerniera per la Francia. Tuttavia, quando il documento viene pubblicato in questa piattaforma, vedete che, per esempio, i metadati utilizzati per qualificare il documento, quindi per potervi accedere. Ma anche per sono dei metadati, sono degli interpretanti, no? Sono degli interpretanti che permettono al documento di essere letto e di appartenere a un certo regime enunciativo, sono quelli di divertimento, humor, politica, locazione, discorsi, eccetera. Quindi fondamentalmente ciò che si ritiene della frasetta è il suo lato comico, no? Invece che tutta la complessità storica che la frasetta avrebbe potuto far emergere. Questo perché? Perché il documento rientra, viene mediatizzato. Vedendo mediatizzato, deve rientrare in un certo sistema mediatico e industriale che vuole che questi documenti siano innanzitutto molto corti, siano diffusi in maniera rapida, che possano essere capiti e interpretati rapidamente e per esempio che possano anche essere ricondivisi attraverso dei social network. Quando vengono condivisi attraverso dei social network, devono avere un certo impatto, è un impatto molto rapido ed efficace, no? Che non può permettersi di aprire un approfondimento storico che sarebbe, come capite, molto complesso qui da spiegare. Ecco, questo è un esempio di mediatizzazione da due punti di vista. C'è stato un periodo nella storia dei media studies dove si vedeva la mediatizzazione come l'avvento di certe logiche mediatiche, che vengono a, modificare, per esempio, la rappresentazione di qualcosa. La rappresentazione degli immigrati in un paese, è impattata, diciamo, dalle logiche dei media. E la rappresentazione del passato, degli eventi storici, subisce l'impatto dalle logiche dei media. Quindi le logiche dei media vogliono che i documenti siano molto corti, molto efficaci, un po' comici, e dunque portano a perdere la consistenza storica dell'evento storico. Ne resta solamente il lato comico. Gli immigrati vengono mediatizzati e vengono rappresentati dai telegiornali italiani, è una cosa che vedremo con i dati della RAI, per esempio, soprattutto come lo vedremo dai nostri dati, quando c'è la migrazione, ci sono sempre dei barconi che vengono rappresentati visualmente. Quindi ci sono i barconi che attraversano il Mediterraneo e arrivano a Lampedusa. Quindi la barca è la traversata del Mediterraneo, è ciò che rappresenta in maniera statisticamente molto considerabile l'immigrato alla televisione italiana e anche francese. Quindi si tratta di una logica mediatica che vuole che si metta in valore l'urgenza e l'emergenza dell'attualità. Quindi si parla di migrazione quando c'è un fenomeno di urgenza da trattare. Non si parla di migrazione quando si deve dire che, non so, ci sono tot professori nelle scuole che vengono dal Maghreb in Italia, per esempio, che magari dal punto di vista statistico sarebbe anche interessante, ma non viene detto perché non c'è l'emergenza.
Ora, l'emergenza è l'elemento fisiologico dei media che i media usano per parlare di certi argomenti. Quindi per parlare della migrazione devo avere l'elemento dell'emergenza. E se ho l'emergenza parlo degli immigrati come di dei clandestini e come di un problema da trattare in maniera puntuale. Se parlassi degli immigrati come dei panettieri, per esempio, di un altro ambito, insomma, tratterebbe di parlare di una questione sistemica, no? Che fa parte, che è integrante della società, che non è un problema da trattare, che è una questione, una dimensione della società, che non è puntuale, eccetera. Quindi vedete come in questo caso la logica mediatica influenza la rappresentazione sociale di qualcosa che può essere il passato, che può essere una categoria, che può essere una categoria sociale. Ecco, quindi questo è il primo modo di pensare alla mediatizzazione, però in realtà, secondo come viene intesa oggi la mediatizzazione, è che fondamentalmente le pratiche stesse culturali dei media e le pratiche rappresentative stesse sono ormai costituite dai media, nel senso che non è che i media avvengono su qualcosa di già preesistente, ma i media costituiscono le pratiche rappresentative. Quindi Hoskins diceva che la mediatizzazione è l'impatto esteso dei media sui processi del cambiamento sociale, in modo che la vita di ogni giorno è sempre più embedded, legata all'ambiente dei media. E questo non significa che gli eventi sono mediati dai media al pubblico, ma piuttosto che i media sono entrati nella produzione degli eventi in un modo talmente elevato, che gli eventi stessi vengono considerati come mediatizzati, come mediatici. Abbiamo visto appunto per questo l'11 settembre, no? Vi ricordate, l'11 settembre è un evento che sembra costruito esso stesso per poter essere mediatizzato. In qualche modo l'idea stessa dell'evento è legata alla sua rappresentazione mediatica, cioè la rappresentazione mediatica costruisce a priori l'evento, cioè l'evento non esisterebbe in quel modo se non fosse un evento che sarà mediatizzato. Allo stesso modo, se volete, la storia lì di De Gaulle, non è giusto un evento storico che viene mediatizzato in un certo modo attraverso i media, che quindi viene male mediatizzato perché i media lo rappresentano in questo modo, ma è anche l'uso stesso dell'archivio che viene fatto per poter essere rappresentato mediaticamente in quel modo. Nel senso che abbiamo l'idea di metterlo online, l'idea di costituire delle piccole frasette, l'idea di tagliare il documento, quindi c'è una pratica istituzionalizzata negli archivi che non esisterebbe se non in funzione del media. Mi seguite? Cioè l'evento non è che l'evento è in questo caso un evento storico, ma diciamo che la pratica della gestione degli archivi non è qualcosa che precede la sua mediatizzazione, ma la mediatizzazione influisce la pratica stessa di gestione degli archivi, perché gli archivi saranno gestiti in un certo modo appunto perché si possano iscrivere nell'industria mediatica e perché possano essere mediatizzati. Allo stesso tempo, certi eventi si producono e si danno in un certo modo perché saranno mediatizzati, cioè i media determinano, la rappresentazione mediatica determina l'evento stesso. E quello che dice qua Richard Grusin, che è il Grusin di Bolton e Grusin. Quando dice che quando parlava della mediazione malefica, non saprei come dire, questa idea di mediazione evil mediation, la mediazione cattiva, un'analisi della mediazione, quindi, e analizzava come il fatto che si sia votato Trump in America sia anche colpa dei media, fondamentalmente, perché secondo Grusin Trump stesso è un fenomeno mediatico. Nel senso che Trump non esisterebbe se non fosse stato mediatizzato in tal modo dai media.
E quindi un'analisi della mediazione malefica di Trump ci richiede di focalizzarci non solo sul contenuto della mediazione come una rappresentazione, ma sul funzionamento strutturale della mediazione stessa. Dobbiamo rigettare l'idea convenzionale secondo cui la mediazione è una forma di rappresentazione che si trova tra dei soggetti, oggetti attanti o entità preesistenti. Quindi lui dice non ci sono degli soggetti, oggetti preesistenti che vengono mediati per poter essere rappresentati, ma dobbiamo piuttosto capire il processo, l'azione, l'evento della mediazione che genera o fornisce le condizioni per l'individuazione di entità nel mondo, che siano tecniche, politiche o economiche o un potere economico dello Stato o delle istituzioni statali o parastatali. E quindi l'idea è insomma fondamentalmente che queste entità stesse vengono costituite dalla mediatizzazione, sono i media che costituiscono le entità in quanto tali, non sono i media che fanno giusto che mediano, ma forniscono la condizione di possibilità perché questi enti si producano. Ecco, vabbè. Allora, giusto rapidamente, boh, non abbiamo parlato di questo, ma forse non è grave. E forse per chiudere vi cito un esempio di, e per avere forse 10 minuti alla fine. Dunque, da una parte ci sono quindi questi documenti che sono digitali o digitalizzati, ma dall'altra parte c'è l'avvento evidente nel mondo della museologia di tutte quelle infrastrutture di mediazione culturale che vengono utilizzate per rendere più comprensibile e accessibile il patrimonio e che possono essere insomma delle infrastrutture digitali. E allora facciamo due esempi. Allora, questo per esempio era un tablet che hanno messo in Place de la Bastille, quindi una startup mette questo tablet in Place de la Bastille. Questo tablet permette di un tablet in realtà aumentata che permette di vedere la Place de la Bastille all'epoca della presa della Bastiglia o qualche secolo prima. In realtà non è così brutto, non so perché lo mostrano così. Però insomma c'è una ricostruzione digitale della piazza e quindi questo piccolo aggeggio, questo gadget permette di vedere la piazza ricostruita nel passato. Cosa ne pensate voi? Bello. Allora, in qualche modo è lo stesso principio della riproducibilità tecnica, no? La riproducibilità tecnica, dicevamo, è la volontà di rendere le cose più vicine, spazialmente e umanamente, no? Diceva Benjamin, quindi di rendere le cose vicine, nel tempo, quindi di avvicinare l'opera d'arte che non è accessibile, di avvicinare il contenuto, il documento, eccetera. Quindi in qualche modo si va oltre. Quello che si tenta di avvicinare è il passato stesso, no? È come se la volontà fosse quella di oltrepassare le mediazioni che ci separano dal passato, e quindi tutta quella
il discorso storico, i documenti d'archivio, quindi tutti quegli elementi che ci separano in quanto presente dal passato, quegli elementi che separano Boris Faur da Ivo, che è rimasto in questa bolla, in qualche sorta, nell'evento del passato dopo essere morto. E qui in qualche modo si utilizzano gli strumenti digitali per avvicinare il passato al presente, quindi per fare in qualche modo una mediazione che supera la distanza temporale e tenta di renderla accessibile. Quindi il passato stesso viene reso accessibile, no? Viene reso accessibile immediatamente e dappertutto in qualche modo. E cosa ne pensate voi di questo? E questa è l'idea della ricostruzione, si ritrova un po' dappertutto. Ci sono delle abbazie, ma sicuramente c'è qualcosa di simile anche qua a Torino. Questa è l'abbazia di Cluny. Vedete, vi danno dei tablet che permettono di vedere l'abbazia, le trasformazioni dell'abbazia nel tempo. Uno molto più bello, che forse è questo, sì, ecco, la famosa abbazia di Jumièges, che si trova sulle rive della Senna in Normandia, e che vedete è un'abbazia in rovina, molto bella, molto affascinante andarci. Quindi cosa hanno realizzato? Un tablet e un'applicazione in realtà aumentata per potersi, ci si mette su dei punti specifici e quando ti metti lì ti guardi intorno e si vede l'abbazia a diverse epoche storiche, insomma, per potersi appunto rimettere in connessione con questi periodi, e penso che a Pompei c'è qualcosa di simile, ma non ci sono mai stato. Non ci sono minori obbligazioni, ma c'è un film in sala che va Ok. Va bene. Allora, quello che manca in tutto ciò, forse ha senso terminare con questo, mi ci devo spiegare un'altra cosa, è la questione della distanza. Non so se conoscete questo autore, che non è questo, ma è questo, Byung-Chul Han. Qualcuno lo conosce? No? È un filosofo tedesco di origine coreana. Questa è la mia traduzione, ma c'è sicuramente la traduzione in italiano, della Società della Trasparenza. Ha scritto vari libri, sono dei libri corti e facili da leggere, con qualche intuizione non stupida. E tra cui questa c'è quella della mancanza della distanza. Quindi tutto quello di cui abbiamo parlato qui è in qualche modo legato alla questione della trasparenza, no? La trasparenza dei dati, l'accessibilità, e questa ideologia dominante per cui si debba avere accesso a tutto, no? Rendere le cose disponibili umanamente, spazialmente, attraverso le loro produzioni tecniche. Quindi Byung-Chul Han dice: la società esposta è una società pornografica, interamente volta all'esterno, svelata, denudata, spogliata e mostrata. Manca precisamente a questa imposizione della trasparenza quella tenerezza che non significa altro che il rispetto di fronte a un'alterità che non si può mai eliminare. Un'alterità che non si può mai eliminare. Di fronte al pathos della trasparenza che permea la società attuale, sarebbe necessario esercitarsi al pathos della distanza. Allora, l'idea è che l'alterità sia sempre presente, no? Dice Byung-Chul Han. L'alterità è sempre presente quando tutto viene esposto, quindi quando ciò che permea tutta la struttura è il valore di esposizione, no? Appunto, quindi il tentativo dell'accessibilità, quello che si perde è l'alterità dell'altro. E la distanza è qualcosa che permette all'altro di essere percepito in quanto alterità. E il caso, secondo me, il caso di questi gadget per
di realtà aumentata per ricostruire il passato è particolarmente efficace. Non è che voglio criticare questi aggeggi, anzi, codirigo Master Anizza, dove facciamo delle visite virtuali di studenti come voi, realizzano delle visite virtuali per dei siti archeologici di Nizza, quindi insomma sono delle cose che facciamo. Ma tuttavia, nella prospettiva alla base c'è l'idea che si voglia annullare la distanza dal passato. No, annullando la distanza dal passato, quello che si perde è il passato in quanto alterità, in quanto altrove. Il passato è un altrove, è un qualcosa che noi non possiamo riuscire a percepire, no? Lo diceva Benjamin giustamente per la questione della percezione che è mediata dai dispositivi tecnici, no? Oggi non percepiamo il mondo come lo si percepiva ieri, e evidentemente il passato è un altrove che non si può, che dovrebbe essere percepito in quanto altrove, in quanto appunto passato. E il passato viene percepito in quanto passato giustamente nel momento in cui ci si rende conto che è diverso dal presente, non nel momento in cui viene integrato nel nostro modo di percepire attuale. Al contrario, esattamente nel momento in cui lo percepisco come distante, lo percepisco come diverso dal presente, è il momento in cui il passato si dà in quanto tale. C'è il storico torinese Carlo Ginzburg, che ha scritto un bel libro giustamente sulla distanza, dove parla di questa questione, di questa difficoltà di capire il passato, proprio perché il passato si dà nel momento in cui viene percepito come diverso. Ecco, no, mi fermerei qui. Evidentemente ci sono un'enorme quantità di modi di costruire la distanza, di rendere l'accesso al patrimonio dando luogo a una forma di messa a distanza appunto del passato. Giusto per fare un esempio, questi aggeggi che abbiamo visto mostrano delle ricostruzioni delle ricostruzioni storiche, soprattutto questo, no, che è una startup, mostra delle ricostruzioni storiche, ma c'è un problema principale, è il perché la piazza sia rappresentata in questo modo e non in un altro, no? Evidentemente non si sa su cosa sono basati per rappresentare la Place della Bastiglia in questo modo. Avranno utilizzato dei quadri, avranno utilizzato le mappe, eccetera, non si sa. Ma evidentemente noi non sappiamo, non sapremo mai se la Place della Bastiglia in quella data era esattamente così o no. Non possiamo saperlo. Quello che ci dà la realtà aumentata qui è la sensazione di ritrovarci nella Place della Bastiglia all'epoca. Solo che la Place della Bastiglia all'epoca, chi lo sa se era così o era diversa. Potrebbe essere in molti altri modi. E allora c'è una collega, per esempio, ecco che la collega è una storica del suono. Lei quello che fa è tentare di ricostruire i suoni del passato, le voci, i suoni, tenta di ricostruire come poteva essere i suoni, per esempio, in questo progetto di una parte della città di Parigi intorno al 1700. E dunque ha realizzato questa opera in realtà virtuale. Allora, la cosa interessante è che il visivo è puramente funzionale al sonoro. Cioè, la sua idea è che il visivo deve solamente essere il supporto per la ricostruzione del suono che ne ha fatto. Lei è una storica del suono, lei si interessa al suono. Ora, notate che non c'è nessuno, quello che lei ha costruito sono i suoni di un mercato, che era il mercato di questo quartiere, del Ponte di Châtelet,
a Parigi. Quindi già qui c'è una certa forma di distanza, no, data dal fatto che il visivo non corrisponde, c'è una sorta di contrasto tra il visivo e il sonoro, no? Nel sonoro abbiamo qualcosa, la presenza di voci che non ci sono nel visivo. E poi vedete come tutta questa esperienza virtuale è basata su mostra come, allora per esempio, ecco, questo era il ponte di Châtelet all'epoca, vedete che è buffo, no? Somigliava un po' al tipo di ponte vecchio, no? Di Firenze, quindi c'erano gli edifici con tutti i negozi sul ponte, si chiamava Ponte au Change, nel proprio quartiere, fronte al quartiere di Châtelet, proprio nel centro di Parigi. E per esempio abbiamo la mappa, lei utilizza le mappe del catasto dell'epoca per ricostruire la cosa, quindi già abbiamo qui una forma di distanza che è data, cioè quindi una forma di presa di distanziazione nel senso brechtiano, no? Cioè una forma di messa a distanza dal contenuto che è già data dal fatto che ci siano queste mappe e questi elementi che permettono sempre di mettere in prospettiva l'esperienza. E poi, per esempio, tutto quello che viene ricostruito, lei mostra sempre il modo in cui il perché è stato ricostruito in questo modo, cioè su quali documenti ci si è basati per mostrarlo così e non in un altro modo. Qua, per esempio, quindi c'è la ricostruzione digitale del ponte e poi c'è il quadro su cui si è basata, che data appunto nel 1756, quindi lei fa una ricostruzione che dovrebbe essere intorno al 1730, quindi dice nel 56 sarà stato più o meno uguale, e quindi si basa su certi documenti, mappe, scritti che dicono quali erano i tipi di tipi di negozi che c'erano all'epoca, quadri, e quindi tutte le rappresentazioni che servono quindi a ricostruire il passato. E vedete che il fatto di dare tutti i documenti che servono per ricostruirlo, innanzitutto è una forma di distanziazione, no? Ci mette a distanza perché capiamo che quello che vediamo è qualcosa che è stato ricostruito, che è stato ricostruito sulla base di quei documenti lì. Se fosse stato ricostruito sulla base di altri documenti, magari sarebbe stato ricostruito diversamente. E quindi ci mette a distanza dal passato e in qualche modo ci dà a vedere qualcosa comunque, quel qualcosa è comunque dato, però con una forma di distanza critica, no? Per poterlo analizzare. Ringrazio gli studenti della SSST e con gli altri ci vediamo la settimana prossima.